Renzi sta parlando di fare un congresso prima e delle elezioni in seguito. Lì cosa ne pensa? Guardi, io penso che questi temi non appassionino gli italiani. Gli italiani hanno bisogno di lavoro, di stabilità, di sicurezza, di certezza del futuro. Questi temi fanno parte soltanto del dibattito politico. Agli italiani che si voti 6 mesi prima, 6 mesi dopo, interessa poco. Renzi esaspera e sbaglia, perché bisognerebbe guardare più ai problemi del popolo e non ai problemi del ceto politico. È stato questo che ha fatto poi perdere il referendum a Renzi. Anche questo, però devo dire, io sono uno di quelli che ha votato sì, che sul referendum noi l'abbiamo perso perché si sono messi insieme tutti quelli che volevano cacciare Renzi. Alcuni non hanno capito che quel referendum serviva per snellire i processi amministrativi, ridurre i costi della politica e rendere il paese più veloce. L'abbiamo perso e quando uno perde deve prendere atto. Probabilmente abbiamo sbagliato noi a non spiegare bene alle persone che cosa stavamo facendo. Allora, come riorganizzare il PD? Guardi, nel dramma della politica italiana il PD è l'unico partito consolidato e certo. Bisognerebbe parlare meno all'interno e più all'esterno. All'esterno significa con le persone. La Puglia è governata da un appartenente al PD, Emiliano, che si è avvicinato a De Magistris, il sindaco di Napoli. Cosa ne pensa di questo avvicinamento? Guardi, Emiliano si avvicina a tutti quelli che gli possono dare il consenso, perché in politica è così. Quindi direi che De Magistris si è avvicinato ad Emiliano. Io penso sempre bene quando c'è convergenza su programmi. De Magistris è un sindaco, è un magistrato, è un buon politico. Se dà una mano a rimettere sul tavolo dell'agenda del governo i problemi del Sud e lo fa con Emiliano, tanto di guadagnato. Sicuramente ultima domanda, cosa ne pensa invece dell'elezione di Donald Trump? Guardi, i primi segnali sono aberranti, perché un grande Stato, una grande democrazia come gli Stati Uniti non possono comportarsi come si comporta Trump, anche se lui interpreta un sentire comune, cioè costruiamo i muri. I muri portano divisioni e odio, noi dovremmo abbattere i muri. Anche lì probabilmente il messaggio della Clinton non è passato. E quindi ha vinto una persona che, stando alle prime mosse, sembra un grande passo indietro rispetto alla cultura del popolo americano. Lì non si tratta di repubblicani e democratici, il peggiore repubblicano ad oggi appare migliore di Donald Trump. Questo è un aspetto che non è che riguarda soltanto gli Stati Uniti, riguarda anche il mondo, perché quello è il paese più forte del mondo e se il paese più forte costruisce un muro c'è da preoccuparsi. Speriamo che rinsavisca lui e che noi lo aiutiamo a rinsavire.